possiamo quindi passare a modellare i vari processi, le varie activity diagram che compongono questo sistema. Ce ne sono parecchi, non moltissimi, ma più di uno. Ogni activity diagram governa il viaggio di uno specifico tipo di token. E quindi uno dei motivi principali per separare i processi è che abbiamo token diversi, ossia pratiche diverse, attività diverse da svolgere, con tempi diversi e numerosità diverse. Andiamo a vedere il testo. C'è sicuramente un'attività che è quella poi principale, che è quella dello svolgimento dei viaggi. Allora io identificherei un'attività con il viaggio o il trasporto, che parte dalla richiesta, arriva al trasporto, al pagamento, eccetera. Quindi sicuramente un'attività di diagram ce l'avrò sul trasporto. In cui il token è il singolo viaggio. Avrò tante attivazioni di questo processo, quanti sono i viaggi che vengono richiesti. Poi ho un'altra, tra le varie cose, diciamo, questo processo, fatemi dire, contiene tutte le operazioni fatte dal guidatore, fatte dal passeggero e fatte dal sistema nel gestire un singolo trasporto. Poi abbiamo alcune azioni che magari vengono fatte al di fuori del contesto del trasporto. Me ne viene in mente una, dire se sono disponibile o no. Non c'è un momento all'interno del ciclo di trasporto in cui io dico se sono disponibile o no. Il fatto di dichiarare la propria disponibilità, se io guidatore faccio tre viaggi in un giorno, non ho tre occasioni per poter dire se sono disponibile o no. Ne ho infinite, è indipendente. Io avrei un processo, quindi creo un'activity diagram separata per dichiarare la disponibilità. Questo è un processo banale in cui io ho un'attività sola in cui il guidatore aggiorna la propria disponibilità. Cosa sto scrivendo? Bilità. E finisce qua. Ma nella sua banalità è separato dal processo di trasporto. Io ricordo questo esame, questo aspetto qui l'hanno... Non l'hanno colto in molti, diciamo. Molto spesso si vedeva questa attività, il guidatore già la disponibilità, perché non è che uno non la vede, ma messa all'inizio del trasporto. No? Non ha senso, perché il trasporto viene iniziato, tra l'altro viene iniziato dal passeggero, non dal guidatore. Quindi come fa il guidatore a sapere che al mondo c'è un passeggero che sta per chiedere un trasporto e quindi lui aggiorna la sua disponibilità? Il testo diceva, in ogni istante lui può aggiornare la propria disponibilità. Quindi è un processo che il guidatore può attivare a proprio piacimento, in ogni momento è disponibile. È una voce sempre attiva del suo menu, diciamo. Così come ci sono altri processi, faccio tutti quelli facili prima, ci sono altri processi che non sono sincroni con l'esecuzione del trasporto. Ad esempio, i guidatori con i giudizi troppo bassi vengono periodicamente espulsi dal sistema. Quindi ho un altro processo che sarà la valutazione dei guidatori, che va con un token diverso. Cominciamo a crearlo. Valutazione guidatori.
E poi se non sbaglio ce n'è un altro ancora che dice che l'importo viene accreditato a fine mese al guidatore. Quindi tipico processo periodico una volta al mese. Una volta al mese per ogni guidatore. E quindi ne avrò un altro che è pagamento guidatori. Quindi partiamo magari da quest'ultimo, pagamento guidatori, perché è facile. Pagamento guidatori, abbiamo un token. Che cosa rappresenta il token? Il token rappresenta... Aspetta, c'era una cosa che si chiama nota. E questa è la nota. Questo è per mettere le note. Un token, in questo caso... è un guidatore un mese. Cioè, diciamolo diversamente, una volta al mese per ogni giocatore, per ogni guidatore. E viene effettuato il pagamento. Il processo è il pagamento. E quindi questo lo sappiamo già come farlo. Mettiamo la clessidra a fine mese e poi c'è un'attività che paga il guidatore e finisce lì. Guidatore, so chi è, perché l'identità del guidatore sta nel token, perché c'è un token per ogni guidatore. Paga quanto? Come faccio a sapere quanto lo devo pagare? Ma lo posso fare perché io, dato il guidatore, conosco quali viaggi ha fatto nel corso del mese e di ciascun viaggio conosco il prezzo finale. Quindi basta fare la somma di quei prezzi finali di tutti i viaggi del guidatore che ricadono nell'ultimo mese meno la percentuale di servizio. E dove faccio il bonifico? Beh, lo faccio sulle coordinate bancarie del guidatore. Processo di valutazione dei guidatori, invece come possiamo modellarlo? Che c'è uno ogni tanto, sarà l'amministratore, il gestore del sistema, di cui non abbiamo parlato finora, ma di sicuro non è un processo che avviene in automatico. E non è un processo che viene a carico del guidatore, che va lì e si spelle da solo. Quindi periodicamente... qualcuno decide di andare, entrare nel sistema e dire rivediamo le performance dei guidatori. E quindi abbiamo un token che potrebbe essere la valutazione da parte del gestore del sistema. Cioè, se il gestore a un certo punto si sveglia, fa, oggi andiamo un po' a vedere gli autisti. Non c'è scritto una volta al mese, scritto periodicamente, ogni tanto, lo. E quindi avrà una voce, un bottone, una voce del menu che ha solo lui, il gestore del sistema, che attiva una certa procedura. Procedura fatta come? Beh, lui attiva questa procedura, la prima cosa il sistema calcolerà le statistiche dei giudizi, quindi per ogni guidatore calcola le statistiche sulla base dei giudizi ricevuti dai guidatori.
Dopodiché possiamo dire che il sistema, che il, diciamo, il gestore, ah, questo qua, scusate, manca il soggetto, il sistema. Bisogna sempre mettere soggetto quando non abbiamo il streamline, così si capisce. Questa è una cosa che avviene in automatico, lui ha il sistema ha tutti i dati, però deve presentare in un modo diverso, non è che mi fa vedere l'elenco dei giudizi, farà delle statistiche, dei grafici, li mette in ordine, quelli che ne voto più alti, più bassi, non lo so, quando andremo a progettare questa parte dovremo decidere. E poi ci sarà la fase in cui il gestore, vedendo le statistiche, decide chi espellere. Vedendo le statistiche, l'ho detto con voce più bassa perché il sistema non sa se lui vede le statistiche oppure lo fa sulla base della simpatia, ma di sicuro c'è un'azione che il gestore può fare, quella di espellere i guidatori o sospendere, ecco, anche non necessariamente espellere i guidatori. In questo processo non è, questo esercizio non è il focus, questa attività qua di valutazione. C'è scritto che viene fatta, ma non è spiegato né come, né sulla base di quali criteri, né come, né, insomma, i dettagli non ci sono. Allora io, per tenermi aperta la porta, ma nello stesso tempo modellarlo, creo un'attività complessa. E dico, va bene, qua il gestore decide di espellere i guidatori. Lo lascio così, lo lascio indicato come attività complessa, e non la vado in questo esercizio a dettagliare. L'ho indicata come complessa per dire, guarda che poi qua in realtà dentro devo ancora dirti com'è organizzata. Cosa fa lui? Li guarda uno a uno in ordine di giudizi partendo dai più sfigati? Oppure il sistema li fa tre gruppi, quelli bravi, quelli così così, quelli non bravi, non lo so, cioè, ce ne possiamo pensare 100 di possibilità. L'esercizio non ce lo chiede, è inutile che ci investiamo troppo tempo a pensarci. Io riconosco che qua dietro c'è una certa complessità, metto attività complesse per dire questo, non è che si fa tutto lì in un attimo, richiede un processo al suo interno, ma in questo momento non posso, non voglio, o non ho tempo, o non è importante entrarci dentro. E mi fermo qua. Ma mentre una nota che dice prima o poi ci devo tornare. Quindi a un certo punto, anche quando fate gli esercizi, c'è un punto in cui dovete fermarvi, cioè che questo qua lo devo rappresentare o no? Ecco, un modo per fermarsi è quello, dire guarda, qui ci sarebbe ancora da spiegare, ma andiamo un po' fuori tema se ci entriamo troppo in quella attività. Perché il grosso del lavoro sta nel trasporto. Allora, questi tre, disponibilità, valutazione e pagamento, in realtà sono processi che non si devono parlare tra di loro, sono totalmente asincroni l'uno rispetto all'altro. Uno è sincrono col mese, l'altro con gli umori del guidatore che dice adesso sono disponibile, adesso non lo sono più, e l'altro con gli umori del gestore che dice adesso vediamo di andare fuori qualcuno. Quindi non devono comunicare per sincronizzarsi. Trasporto. Allora, trasporto è la parte più complessa. Così, come tentativo, magari la organizziamo con le corsie. Quindi ci aiuta un pochino anche a seguire facilmente chi fa che cosa. Ma, come dicevo, è una questione di preferenza. Io provo a impostarla con tre corsie. Poi magari qualcuno non ci serve, lo scopriremo. Ma di sicuro le persone che gestiscono questo, che interagiscono in questo processo, sono il passeggero, il guidatore e il sistema. La colonna sistema, ce lo ricordiamo, è riservata per quelle azioni che il sistema compie da solo senza intervento di utente. E qui cerchiamo di descrivere lo svolgimento del processo. Da chi comincia tutto? Dal passeggero. Questo sistema, se non ha passeggeri o se i passeggeri non fanno nulla, sta fermo.
Quindi, se vogliamo, mettiamo il nodo start nel passeggero, ma sappiamo che il nodo start lo possiamo mettere ovunque, non ha significato. È più facile metterlo lì dove inizia tutta l'azione. In questo caso, cosa possiamo dire del token? Il token è un singolo, cioè il ciclo di vita del singolo viaggio. Quindi l'intero ciclo di vita di un viaggio. Dalla richiesta alla conclusione. Quindi alla fine dell'anno quante volte l'avremo attraversato questo processo? Quanti token avremo generato? Tante quante sono le richieste. Non uno di più, non uno di meno. Allora, come comincia il processo? Beh, la prima cosa che vede il sistema informativo è che un passeggero fa una richiesta. Quindi fa una richiesta di essere portato ad una certa destinazione. A questo punto cosa succede? Succede che il sistema si attiva, ovviamente. Come prima cosa il sistema calcolerà il costo previsto per il viaggio. Quindi mettiamolo qua. Determina, non è il passeggero, ma... calcola il costo previsto per il viaggio, è un'azione che compie in realtà il sistema, quindi dovrei metterla di qua. Se invece scrivessi visualizza il costo previsto per il viaggio, lo metterei sul passeggero, dipende come scrivo le frasi. In realtà questo calcolo viene fatto, ma poi viene mostrato sull'applicazione. Poi, cosa succede? Che il sistema deve cercare un guidatore. Quindi deve, come diceva il testo, tentare trovare il guidatore disponibile più vicino. E lo contatta. Quindi, sempre il sistema determina o trova il guidatore disponibile più vicino. E una volta che l'ha trovato, gli invia una richiesta. Questa richiesta è un invio di segnale, magari gli manda un messaggio, un sms, qualche cosa che lo sveglia, no? O che comunque arriva sulla sua app che è esterna al mio sistema. Quindi invio un messaggio in cui dico richiedi, invia richiesta al guidatore. Dopodiché il guidatore risponderà. Quindi il guidatore cosa fa? Riceve la richiesta. E risponde. Quindi accetta o rifiuta. La richiesta. Lui risponde dicendo accetto o rifiuto.
A questo punto ci sono due casi. O accetta e allora si va avanti, o rifiuta e allora devo cercare il prossimo libero. Quindi a questo punto ho un rombo che può eventualmente tornare prima di questo, a trovare il prossimo guidatore disponibile più vicino. Ci metto un altro rombo sopra in modo da poterci arrivare. Poi aggiungiamo le frecce che mancano. Questo nel caso in cui lui rifiuti. Quindi nella guardia ci mettiamo rifiuta. Quindi noi abbiamo un ciclo in qualche modo qua. Calcola il costo, va bene, poi trova il guidatore più vicino, invia la richiesta, lui riceve la richiesta, poi risponde, se risponde di no, troverò il guidatore disponibile più vicino, successivo nella lista, gli mando un segnale a quell'altro, quell'altro guidatore, che sicuramente è diverso da quello di prima, ma è sempre un guidatore, riceve la richiesta, lui decide se accettare o rifiutare, così via. Diciamo guidatore, mettiamo successivo, per dire ogni volta vado avanti più della lista. Qui ho messo disponibile, nel senso che quelli che hanno, quei guidatori che hanno detto non sono disponibili non li chiamo neppure. Questa è un'altra cosa che hanno fatto alcuni anagrammi, a un certo punto quando riceve la richiesta c'era un rombo che diceva disponibile o no. Se so già che non è disponibile, non chiedo. Evitiamo di perdere tempo. Allora, questo per ora presuppone che prima o poi si trovi qualcuno, ok? Poi magari lo aggiungiamo e aggiungiamo il caso in cui non si trovi nessuno per dobbiamo fare. Allora, se accetta, a un certo punto inizia il trasporto. Quindi se lui è qua, accetta, si crea il viaggio. Che cosa succede? Il passeggero viene informato, giusto? Può richiedere il trasporto, il sistema cercherà e segnalerà al passeggero che il servizio è stato preso in carico. Quindi subito dopo l'accettazione da parte di un guidatore devo mandare una segnalazione, un avviso al passeggero. Quindi in questo caso gli dico che conferma la presa in carico nel caso in cui accetti. Passeggero riceve la conferma della presa in carico, così è più chiaro. In realtà la conferma l'ha già fatta il guidatore nel momento in cui è accettato. Qui il passeggero vede sullo schermo, ok, semaforo verde, aspetta che arriva qualcuno, probabilmente è arrivato a 2 minuti o qualcosa del genere. Mandato a chi? Sì, però... Allora, in teoria potrei modellare questo dicendo il sistema manda un segnale al guidatore, il guidatore lo riceve il segnale e poi lo visualizza. Prima il guidatore, il passeggero, riceve e poi visualizza. In realtà, mettiamoci dal punto di vista del passeggero. Lui ha l'app in mano, fa la richiesta... E poi lì che aspetta. E quindi in qualche modo per lui è ancora dentro l'applicazione. Quindi a un certo punto l'applicazione che lui ha aperta davanti a sé gli dà un'informazione. Quindi io lo vedo sincrono in questo modo.
Il guidatore invece cos'era? Aveva dato la disponibilità, poi era in giro per conto suo e a un certo punto deve essere avvisato in modo asincrono, ricevere uno stimolo esterno che dice oh guarda un attimo che c'è una richiesta. Quindi in quel caso no, vedo la differenza così. No? Sono azioni. È vero che qua succedono molte cose sulla destra, ma dal punto di vista del passeggero lui ha fatto una richiesta e sta aspettando che la risposta arrivi. Quindi in qualche modo non è che va a fare altro, poi riceverà una notifica, vedi che aspetta, deve prendere un taxi. Quindi non andrei a complicare il meccanismo per dire ok, allora lui fa altro, poi gli arriva una notifica, riapre l'applicazione per vedere. Quindi nel farlo così sto ipotizzando che lui l'applicazione ce l'abbia ancora aperta. Poi nel frattempo, mentre lui ha fatto la richiesta, succedono cose che lui non conosce, che sono quelle che stiamo modellando di qua. E questo è il motivo che, per cui non ho introdotto un segnale in più. Poi, passo successivo, cosa succede? Che il guidatore va verso il passeggero, ma questo non lo possiamo modellare, nessuno può saperlo. La successiva informazione che abbiamo è che il guidatore ha preso a bordo il passeggero. Quindi il guidatore a un certo punto qua conferma di aver preso a bordo il passeggero. Poi guida, ma noi non lo sappiamo, sapremo solamente quando lui confermerà di aver concluso il trasporto. Allora abbiamo questo. Conferma la conclusione del trasporto. A questo punto rimangono solo più due azioni da fare, il pagamento e la valutazione, il giudizio sul viaggio. Il pagamento è qualcosa che avviene in automatico. No? C'era scritto, se non sbaglio, l'importo viene addebitato automaticamente dalla carta di credito del passeggero. Quindi succedono due cose, che il sistema calcola l'importo finale e poi addebita la carta di credito del passeggero. Mentre il debito può venire solo dopo aver calcolato l'importo può venire solo dopo che il trasporto si sia concluso. Per questo vi metto queste dipendenze sequenziali. Poi invece un'altra azione ancora, che è quella in cui il passeggero valuta il viaggio, dà il giudizio al viaggio. Questo può avvenire in qualunque momento dopo la conclusione del trasporto. Anche in parallelo mentre il sistema sta debitando. Cioè non è necessario che l'utente aspetti la conferma del sistema che è stato debitato, non gli interessa. Magari questo addebito richiede un po' di tempo perché deve passare ai circuiti bancari, se è validato. E l'utente quando scende, anzi, siamo un po' sicuri che o lui lo valuta nel momento in cui scende dall'auto oppure non lo farà più perché si dimentica. E quindi questo lo vedo come un'azione che è temporalmente indipendente rispetto alle altre, quindi me la vedo meglio così. Ma
lui la valutazione del viaggio la può fare solo dopo che il trasporto è stato concluso, ma non c'è nessuna relazione temporale con il calcolo dell'importo e l'addebito. Quando il viaggio è stato valutato e la carta di credito è stata debitata, il processo direi che può concludersi, mi pare che non ci sia altro, a quel punto lui è sceso, ha pagato, amici come prima. E quindi ci aggiungiamo un join qua sotto e un fine processo. Torniamo su che abbiamo dimenticato una serie di frecce, fa la richiesta, calcola il costo, ok, sembra completo, quindi ripercorriamo, il passeggero fa la richiesta e lì, adesso lo rileggo pensando al modello, a cosa succede al modello concettuale, ok? Il passeggero fa una richiesta, quindi vuol dire che ho le informazioni sul passeggero, le ho già, so chi è, crea una nuova richiesta trasporto. In quella richiesta trasporto va a finire la sua posizione attuale, data e ora, vabbè, la sua posizione attuale, la posizione in cui vuole essere trasportato. Tutte le informazioni che ci sono, queste tre. Subito dopo il sistema calcola il costo previsto per il viaggio e lo mette qua. Ogni azione deve lasciar traccia nel sistema, quindi devo vedere che non mi modifica quello che fa. Il sistema trova il successivo guidatore disponibile più vicino, come? Andando a confrontare la posizione di partenza del trasporto con la posizione attuale del guidatore, solamente per i guidatori che sono disponibili, in cui il campo disponibilità sia vero. A questo manda un segnale, che in qualche modo viene ricevuto dall'applicazione che sta sul smartphone del guidatore, il quale accetta o rifiuta. Se rifiuta un'informazione che arriva, che viene gestita semplicemente come controllo del processo, se invece accetta viene creata una nuova istanza della classe viaggio relazionata col guidatore che ha accettato, con questa relazione qua, in cui viene salvata l'ora di accettazione come prima cosa. A questo punto il passeggero riceve questa conferma da presa in carico, è un'operazione puramente di interfaccia utente, questa non cambia nessun dato. Poi qui c'è il guidatore, conferma di aver preso a bordo il passeggero. Questo cosa significa? Significa che l'ora di presa a bordo del passeggero viene salvata e quindi so che è stato fatto. Più tardi conferma la conclusione del trasporto e quindi aggiungo l'ora di arrivo. Poi il sistema di qua calcola l'importo finale e lo aggiungo qua. Dall'altro lato l'utente valuta il viaggio e lo salvo qua nel giudizio. Ciò che non so, o perlomeno questa azione qua, debita la carta di credito del passeggero, è qualche cosa di cui non abbiamo traccia, perché in questo modello concettuale non abbiamo modellato nulla relativamente ai pagamenti. Quindi se il debito è stato fatto o non è stato fatto, per farla breve potremmo aggiungere semplicemente una variabile booleana nel viaggio del tipo pagato sì no, addebitato sì no, oppure in realtà ci dovrebbe essere tutta la parte bancaria
che però di nuovo non è, non era focus dell'esercizio. E poi solo quando entrambe queste possibilità sono, queste due rami sono stati eseguiti, il processo termina. Non c'è la possibilità o il rischio che il passeggero non paghi, perché viene scalato in automatico nel momento in cui il trasporto è concluso. C'è invece l'unico rischio, l'unica possibilità per cui il trasporto potrebbe non andare a buon fine, è quando effettivamente non si trova, non si trovano più guidatori disponibili. Allora in questo caso cosa facciamo? Dobbiamo dire al passeggero: mi dispiace, giusto? Quindi in questa parte qua, adesso mi dispiace, devo spostare tutto giù sperando di non fare troppi danni. Ok. Dopo che ho trovato il guidatore successivo più vicino, guidatore successivo disponibile più vicino, potrebbe non esserci più. Quindi ho il caso in cui non ci sia più nessuno. Quindi se l'ho trovato, bene. Se non l'ho trovato, cioè non ce ne sono più, avviso il passeggero. Quindi qua, anziché ricevere la conferma della presa in carico, il passeggero riceve il rifiuto del trasporto per mancanza di guidatori. Ho scritto qua rifiuto. E quindi nel caso in cui non ci sia più nessuno, e dopo che ho ricevuto il rifiuto, non posso fare altro direi che chiudere il processo. Non c'è nulla da valutare, non c'è nulla da pagare, non c'è nessun importo da calcolare, finisce lì. Quindi questo era un ciclo in cui, adesso è disegnato male perché, io so che viaggio fare, cerco un, faccio l'elenco dei guidatori e parto dal primo, gli chiedo lo vuoi fare, lui rifiuta, allora torno indietro, prendo il secondo. Lo vuoi fare? Lui rifiuta. Se questo si ripete a un certo punto, avrò esaurito la lista dei guidatori nell'arco di una certa distanza. Non vado a chiedere a uno di Bari di fare un trasporto a Milano. E allora a un certo punto, quando questa lista si esaurisce, dirò all'utente: mi dispiace, non c'è nessuno disponibile. Prego. Sì. Allora, qui c'è un po' di arbitrarietà nell'azione. Azione è quando un utente compie qualcosa interagendo col sistema informativo. Segnale è quando due sistemi informativi o due parti del sistema informativo si scambiano informazioni. Immaginiamo il guidatore. Il guidatore non passa la giornata a guardare lo smartphone, fa altre cose perché la richiesta gli può arrivare in qualunque momento. Allora io ho modellato qua come segnale il fatto che il sistema informativo centrale mandasse un segnale alla parte del sistema informativo che c'è nell'app
dello smartphone del guidatore, che viene ricevuta in modo asincrono. Lui, quel segnale è ciò che lo sveglia da ciò che stava facendo, lo interrompe da ciò che stava facendo. Tutto questo processo è nato, è partito dal passeggero. Quindi il passeggero lo sa, lui sa che deve fare una serie di passi, una serie di passaggi. Il guidatore invece no, sa che in quel periodo è disponibile e quindi in qualunque momento può ricevere qualche cosa. Allora c'è bisogno di un segnale temporale, una sincronizzazione che dica adesso tu, guidatore, fammi attenzione, guarda lo smartphone, guarda l'applicazione perché devi darmi una risposta. Allora, quando ho un'informazione asincrona di questo genere, cioè ti mando un'informazione, tu non sapevi quando, non sai quando ti arriverà, il modo più semplice di modellarla per farlo capire è allora un segnale. Questo dal punto di vista dell'utente, del processo. Io passeggero devo svegliare il guidatore perché mi dia una risposta e mi dica se mi trasporta o no. Arrivo allo stesso risultato ragionando anche dal punto di vista del guidatore. Guarda la prima cosa che fa il guidatore, è in attesa di un segnale. Nella cosa del guidatore lui non fa nulla, ma la prima cosa è in attesa di un segnale, cos'è? È un'azione bloccante. Sto lì fermo e finché non ricevo quel segnale non ho niente da fare. Quindi un altro modo, la stessa cosa, però vista dal punto di vista del guidatore, dice lui. Il suo processo è quello di innanzitutto attendere, se mai decidessi di passare la giornata con lo smartphone davanti, lo fa aspettando che arrivi un segnale, che arrivi qualcosa che lo sblocchi. Io non voglio, non posso che il token arrivi a questa voce accetta rifiuta se non ha prima ricevuto una richiesta. Quindi dal punto di vista del guidatore lui deve rimanere in attesa di qualcos'altro che lo blocchi prima di poter dire accetta o rifiuta perché non so ancora cosa accettare. Potrebbe servire un time out, nel senso, cosa capita se lui non risponde entro 30 secondi? Vabbè, certo, ci potrebbe essere un time out. Allora a questo punto questa la faccio diventare un'attività complessa, che dentro il time out e il rifiuto significa, allora qui anziché rifiuta scrivo rifiuta oppure time out, perché se lo metto qua mi porta il token. Quindi l'accettare o rifiutare potrebbe essere qualcosa di più complesso che non semplicemente dire sì o no. Potrebbe non ne parlava il testo, quindi non sono stato a modellarlo, però uno potrebbe dire accetta entro 30 secondi o rifiuta entro 30 secondi oppure scade automaticamente entro 30 secondi l'invito, che è ciò che succede con i taxi aperti. Okay, quindi lo possiamo leggere in due modi. Il guidatore è distratto e lo devo svegliare perché lui comincia a occuparsi di questo, è un modo. L'altro modo è il guidatore non può comunque andare avanti finché non riceve quel segnale. È la stessa cosa vista da due punti di vista. Altri dubbi? Va bene. Vedo che non avete altri dubbi o domande, lo salviamo. E ci salutiamo fino a martedì prossimo. Buona serata.